importante esagerare, ma come ci ha insegnato lui, esagerare con divertimento, con talento, con la musica, con l'arte. Anche quest'anno Casa Iannacci apre le sue porte per far entrare la gente, e questo che è sempre stato visto come un ghetto oggi è diventato invece un punto di riferimento nella sua umiltà. La paura dello sconosciuto, la paura del diverso purtroppo possono condizionare le nostre grandi città, e basta venire oggi per capire come siamo tutti uguali e come vogliamo tutti le stesse cose. Il sociale non è dare della compassione a qualcuno, nasconderlo in un ghetto, è tutti insieme affrontare le difficoltà e le fragilità di ciascuno. Questo clima di unione, di amicizia, che alla base credo sia per Iannacci, per Enzo. C'è un legame forte con un grande artista, un grande milanese. Poi sono sempre stato a fianco delle situazioni in cui si parla di solidarietà, in cui una volta tanto non si parla di talent show. Oggi noi ci esibiremo con il nostro amico Mauro Pagani, per cui è un momento speciale come al solito, e speriamo che sia speciale anche per il pubblico. Più fortunati devono ricordarsi di ridistribuire non solo risorse ma attenzione, affetto. Il maestro ci teneva molto ai più, diciamo, le persone più in difficoltà, e quindi mi sembra lo sbocco più bello questo, ecco. Sì, siamo qua come tutti gli anni per celebrare questa comunanza. Una struttura che negli ultimi anni si è distinta, insomma, per essere un luogo di accoglienza, di condivisione. Sta arrivando Antonio Ornano! La mia moglie è crostatina più astuta di una mangusta africana, non se ne sta che io distolga lo sguardo, no? Anche lì mi fa la domanda trabocchetto, la lascia passare, la guarda, e poi di spalle mi dice: l'hai vista? E io lì rispondo: cosa? Siamo felicissimi, al di là della febbre di 45 gradi di Marta, di presentare oggi. È emozionante, voglio dire, stiamo adesso chiacchierando, dietro c'è Mauro Pagani che canta Creusa de Ma, voglio dire, ti senti quasi di troppo rispetto a gente di questo calibro, ed è una cosa bellissima. Infatti è pieno di compro-oro, ci aveva fatto caso lei. È vero, è solo per quello che avevo pensato. Lavoro dà un senso alla nostra esistenza, caro mio. Sì, sì. Il lavoro è importante, è vitale, il lavoro è vita. Lei che lavoro fa, il becchino? Questa è una grande festa, grande e piccola festa popolare, come non se ne fanno più. Io vorrei che Milano rilanciasse, forse prima anche in questo, a rilanciare questi momenti di crescita collettiva. Si viene via da queste feste sempre con molta serenità, molta gioia e convinti di aver fatto qualcosa, di, anche se di piccolo, ma di importante. Dice: sono incinta, si figuri un po'.